Buongiorno a tutti, io sono Dario Palmacci, ho 59 anni e vengo da Terracina, una piccola città balneare del Lazio. Inizio subito a dire che i miei problemi con la bocca, con i denti, è iniziata già qualche anno fa. Circa 10 anni fa ebbi uno scollamento delle gengive e, rischiando di perdere i denti, fui sottoposto ad un'operazione chirurgica per rimetterle a posto e per far rinsaldare i denti sulle gengive. Purtroppo, col passare del tempo, le gengive hanno persero di nuovo aderenza e cominciai ad avere i primi segni di parodontosi, perdendo prima uno, due, tre denti e poi, insomma, alla fine, circa un anno fa, ho maturato la convinzione, la necessità di fare un intervento risolutivo per sistemare la bocca, insomma, visto che ancora sono in un'età, insomma, abbastanza giovane, il lavoro che faccio mi richiede una certa presenza anche verso i clienti, verso le persone, e quindi decisi di fare questo passo. Io ho un'attività di ristorazione, quindi sto a contatto con il pubblico dalla mattina alla sera, e il fatto di comunicare alla gente il lavoro che stai facendo, quello che gli vuoi proporre, è importante, e non puoi farlo con la mano davanti alla bocca oppure con la finestrella, con un dente sì e due no, devi proporti bene, altrimenti, come si dice, è come quando entri in un locale e vedi davanti a te una bella ragazza, una bella donna, oppure una bella persona anche di sesso maschile che si presenta bene. Lo stesso discorso. Quindi per me era imp non importante, vitale. Diciamo che l'accoglienza è stata subito buona. Ho avuto un'esperienza, ho avuto la sensazione di stare a che fare con professionisti, perché ho visto molta, molta preparazione. Beh, a parte la cortesia e la gentilezza vostra, delle assistenti, delle direttrici di clinica che mi hanno accolto veramente bene, a cominciare da Virginia a Bucarest e poi da Svetlana qui a Chisinau. E per il resto ho avuto subito una buona impressione, sono rimasto subito tranquillo. Un piccolo esempio, io sono arrivato la domenica 20 marzo a Bucarest, abbiamo soggiornato lì con mia figlia in hotel la domenica, chiaramente passeggiando, mangiando, eccetera, eccetera. E lunedì mattina, il tempo di fare la diagnosi con il dottor Andrei Fanea, nel giro di 3 ore aveva deciso di fare il primo intervento chirurgico. Così, io ho accettato, mi ci sono trovato dentro, insomma, infatti quando l'ho detto a casa non ci credevano, ma come, ne sei appena arrivato, già ti operano? Ho fatto sì, perché qua non ci abbiamo tempo da perdere. Le aspettative che mi ero prefissato quando ho iniziato il percorso, sono state tutte pienamente assolte, perché comunque io a questo volevo arrivare. Diciamo che questo è stato il risultato che mi aspettavo.